ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una festa, quella di Santa Barbara, che nelle Marche assume un valore particolare date le due recenti emergenze, l'alluvione del 15 settembre e il terremoto del 9 novembre. Nonostante le criticità legate alla carenza di personale, l'attività dei vigili del fuoco non si è mai ridotta, anzi è aumentata per far fronte alle richieste di intervento del territorio. Solo per quanto riguarda l'alluvione sono stati espletati complessivamente 1.450 interventi. Tuttora permane l'impiego di uomini e mezzi per la ricerca della dispersa Brunella Q, la 56enne di Barbara travolta dall'ondata del torrente Nebola. Noi siamo stati sempre coinvolti e continuiamo ancora. Proprio ieri abbiamo fatto un'altra battuta, continueremo ancora e cerchiamo di trovare, di raggiungere il risultato che tutti speriamo, però purtroppo abbiamo veramente dato il massimo. Noi nel periodo che va dal 15 settembre fino al 15 ottobre, forse anche qualche giorno in più, 100 persone erano impegnate lungo il fiume Misa e lungo il fiume Nevola. 50 vigili del fuoco più carabinieri, guardia di finanza, volontari. C'è stata una sospensione nel periodo clou del sisma, quindi continuiamo con la protezione civile, con la regione, con i carabinieri e cerchiamo di verificare la situazione, considerando che magari il territorio si è ancora modificato a seguito degli eventi meteo, e speriamo di raggiungere il risultato. Il report 2022 presentato questa mattina ad Ancona tiene conto anche dell'intensa attività svolta sul fronte del terremoto. Per il sisma noi abbiamo effettuato oltre 2.600 verifiche, il 90% concentrate nel territorio del comune di Ancona. E tanto per fare un raffronto col sisma del 2016, dal 30 ottobre del 2016, quando c'è stata la scossa forte, diciamo, fino al 30 novembre, il comando di Ancona su tutto il territorio provinciale aveva effettuato 2.000 verifiche. Questo l'abbiamo fatto con il personale del comando e il personale extra comando, diciamo extra regione, ma soprattutto col personale del comando di Ancona.